Benvenuto. E mo ci capiamo. Gianu voleva fare l'apertura dal campo di calcetto e invece la facciamo qua. Ma detto in Ternos, quanto avrebbe spaccato l'apertura di uno stellato dal campo di calcetto, visto che qua ce l'hanno? Fatemelo sapere nei commenti. Ragazzi, dove siamo? Siamo da Vittorio, in uno dei più storici 3 stelle italiani. Non vediamo l'ora di assaggiare la cucina dei fratelli Cerea. Come arrivate qua, la prima cosa che notate è la location pazzesca, ma ne parleremo a fine video. Siamo dentro, anzi siamo fuori. Franci mi fa, prendo l'americano, poi ha visto l'acqua di pomodoro martini, vuole anche quella, e quindi indovinate un po' cosa prenderò io, che invece volevo prendere il Sound of Nature. Oggi è quasi il mio non compleanno, cioè il giorno dopo, quindi vale che decide tutto Franci lo stesso. Ah beh, invece durante il resto dell'anno. Raga, siamo seduti all'esterno, il ristorante ovviamente è anche interno, ma visto che la giornata è perfetta, ci hanno sistemato in questa fantastica terrazza. Sei contenta, Franci? L'acqua di pomodoro martini, quindi la ricetta base del martini con vodka. Abbiamo riprodotto l'acqua del pomodoro per osmosi, un classico mixing glass pieno di ghiaccio, versiamo in coppetta, cubone per mantenere il raffreddamento, lasciamo un pomodorino candito come snack d'aperitivo americano, ma togliendo la parte del vermouth, lasciando il bitter e mettendo in infusione le erbe aromatiche tipo cannella, sambuca, dell'ance stellato, delle foglie di alloro, scorze d'arancio, di limone, chiodi di garofano. Ho aggiunto un po' di soda, quindi riproduciamo un po' il bitter Campari alla mia. Mettiamo alla fine delle gocce di lavanda. E lo assaggio io perché devo fare il confronto. D'altronde li hai ordinati entrambi tu. Quasi quasi preferisco il tuo, però prima mi prefinisco il mio e poi finisco anche il tuo. In abbinamento al vostro cocktail un piccolo stuzzichino, questo calamaro scottato, alla superficie una maionese di katsuobushi, salsa al levistico, uova di salmone, tutto adagiato su questa pelle di pollo croccante. Sulla vostra destra il nostro martini bergamo, una finta oliva, all'interno la classica farcia del casoncello, questa pasta tipica bergamasca con pasta di salame, tutto ricoperto da questo gel oliva verde da degustare come se fosse un classico aperitivo. In condivisione una tartelletta, all'interno pinoli, cremoso di zucchina, zucchina trombetta in carpaccio alla superficie. Primo boccone, bello grasso, sa di pelle di pollo, perché è inutile dire che non mi ricordo la descrizione. Consiglio, mangiatela in un solo boccone. L'oliva è un bocconcino pazzesco, si mangia tutta perché non c'è il nocciolo. Ragazzi, ma quanto è figo questo bicchiere. Ci hanno portato il menù, è presente una carta più ben 4 menù degustazione. Franci, che menù abbiamo scelto? Il menù ci penso io dello chef, nel senso che gli abbiamo dato carta bianca, come al solito. Da non confondere con carta bianca, che è il nome del menù da 16 portate. Franci, stai già incasinando la gente che sta guardando questo video. Abbiamo detto allo chef, fai tu. Questa è la nostra ciliegia di foie gras. Abbiamo un albero speciale che raccoglie queste ciliegie. All'interno avete del fegato d'oca e un clou di cacao. Non c'è il nocciolo, non spaventatevi se sentite la croccantezza nel mezzo. Hanno cercato di ricreare la consistenza della polpa della ciliegia e anche del nocciolo, che in questo caso si mangia perché sentite una pallina croccante all'interno. Ci sono anche delle scaglie di sale che si possono vedere anche qua, che lo rendono goloso. Una piccola pepita, oro e parmigiano. All'interno trovate una scaglia di parmigiano che viene fatta stagionare 101 mesi. Cremoso di parmigiano e ora edibile. Metterete voi alla superficie di questa pepita una goccettina del nostro aceto balsamico Modena, invecchiato 25 anni. Attenzione ai sassolini sotto, che quelli lì sono veri, non si mangiano. È golosissimo. Un guscio burroso esterno che racchiude un cuore di parmigiano che esplode in bocca, e ovviamente la goccia di aceto balsamico serve per dare l'equilibrio finale. Buonissimo. Questo è l'unico sake realizzato in Italia da una piccola azienda di Feltre, si chiama Avero, l'azienda del riso sake. Acquistano il riso Carneroli dall'Oltrepò Pavese, una sbramatura di quasi il 50%. L'abbiniamo sulle prime 2 portate. Ragazzi, partiamo col sake, sono già contentissimo. Tacos di ricciola. La particolarità di questo tacos è che tutto, tranne il pesce, viene coltivato nel nostro orto verticale in collaborazione con Planet Farms. Troviamo foglie di shiso, fiori e kohlrabi. I grissini più lunghi, integrali torinesi alla base, uno sfogliato a sale maldo dall'altra parte, il giallo è realizzato con farina di mais, il bianco all'interno vuoto, lo chiamiamo Erdek. Un giardino dentro un taco, davvero molto buono. Che meraviglia, freschissimo. Oltre a essere
bellissimo. Sapete che è veramente goloso? Finisco il mio cocktail, perché qui non si lascia indietro nessuno, e vado all'attacco di un grissino sfogliato. Burro. Proseguiamo con il Gorgona, siamo sull'isola di Gorgona, nell'arcipelago toscano, Vermentino Ansonica 50-50, l'annata del 2021. Questo è un vino prodotto in 2000 bottiglie che nasce da un progetto del Marchese Frescobaldi con l'istituto carcerario. Spaghetto di tonno, filetto di tonno tagliato a modo di spaghetto, alla base una bagna cauda, tenuta più leggera per adattarsi meglio al pesce, a di sopra croccantezza pistacchio, l'acidità è data dalla scorza al lime. Questi sono spaghetti fatti col tonno. Tra l'altro questo ci diceva lo chef Chicco, che è un piatto che ci ha aggiunto al menù per farcelo assaggiare. Vabbè, è una cosa incredibile. Allora, la bagna cauda è una cremina pazzesca, dà soprattutto grassezza al piatto. Non è per niente pesante. Molto contento che lo chef ce l'abbia portato, perché è un piatto pazzesco. Mi hai creato un hype. No, è pazzesco. Allora avevo torto. È commovente, ragazzi. Detto che non so cosa debba ancora arrivare, ma fino adesso questo spazza via tutti. Proseguiamo in Alto Adige. È un blend realizzato da Elena Valk, si chiama Beyond the Clouds, l'annata 2020, blend di diversi vitigni, tra cui Chardonnay e sicuramente dei vitigni semi-aromatici e aromatici che non vengono dichiarati. Maturazione in legno, abbiamo un vino bianco di struttura che andrà ad abbinare i prossimi piatti. Proseguiamo, signori, con la nostra pizza ventresca di tonno scottata, solo da una parte. Alla base trovate pomodoro fermentato, spuntone di provola a racchiudere questa crema di pane per simulare il crosticione della pizza. Sulla sinistra invece una chips, pane craso o fritto, alla superficie pate di tonno. Il consiglio sarà quello di iniziare dalla destra per finire con la nostra chips. E estremamente inaspettato, perché visivamente è ovvio che non sembra una pizza. In bocca sembra una pizza, sa di pane, c'è il pomodoro, c'è la provola, il tonno è pazzesco, ma è buonissimo questo piatto, ragazzi. Ovviamente delizioso, ti lascia un fin di bocca che sembra di aver mangiato una fetta di pizza, effettivamente. Secondo me sai perché, Franci, il segreto sta nella salsa di pomodoro. Anche nella crema di pane. E anche nella crema di pane, vero? Un altro piatto pazzesco. King Crab viene servito e condito con una maionese leggera, gelatina al limone, chips di pane croccante, piccolo carpaccio di zucchine e trombette alla superficie. Sulla destra invece trovate la sua chela fatta in tempura, sempre con questa gelatina di limone alla superficie. Il consiglio sarà quello di iniziare dalla parte fritta, quindi dalla chela, e terminare con il suo carapace. Non vedo l'ora. Secondo te devo fare un boccone solo o due? Beh, due. È quasi soffiata la pastella. C'è una salsina dolce sopra, buonissima. La parte acida è quella che ti dà più soddisfazione di tutte. Mi hanno dato una forchetta, un coltello e un cucchiaio, quindi sono gli strumenti di cui mi posso avvalere per mangiare questo piatto. È un test per vedere se sei ammessa. Ora mi avvalgo del cucchiaio. Ora capisco perché ci hanno detto prima di mangiare la chela fritta e poi di mangiare il carapace, perché questo è molto acido e ti pulisce la bocca rispetto alla parte di fritto che hai mangiato prima. È arrivato il refill pericolosissimo di grissini, soprattutto quelli sfogliati, perché Franci praticamente li assume per osmosi. Franci, tu lo sai, vero, che no, io non ti faccio fare la doggy bag. Mi devi finire tutti i piatti. Se poi ci vogliamo aggiungere che vi finisce anche il vino. Questi sono buoni proprio. Cantina Emidio Pepe, Montepulciano versione rosata, anno 2022. Fermentazione spontanea con lievito indigeni, maturazione in cemento. Melanzana, cotta in aceto, bella tenace, bella croccante. Scavata all'interno e farcita con la sua crema, quindi di melanzane, fagioli fermentati. Alla base questo trittico di salse, pomodoro fermentato, il bianco invece salsa al pecorino, il verde che vedete è un olio alla mentuccia. Aspetta che lo faccio vedere ai ragazzi. I ragazzi sono lì dentro? I ragazzi sono dentro la macchina fotografica. Partendo dal presupposto che la melanzana è uno dei miei ortaggi preferiti, questo è molto piacevole per la sua acidità e per il retrogusto di mentuccia che lo rende molto molto fresco. Non so come hanno fatto, ma la melanzana ha una consistenza che sembra un pomodoro o una cipolla anche. Probabilmente dipende anche dalla tipologia di melanzana. Mischiamo le carte in tavola, torniamo indietro con una bollicina. Louis Roederer Collection 243, non ha bisogno di grosse presentazioni in realtà, Pinot Nero Chardonnay con 48 mesi di maturazione sui lieviti. Uovo,
all'uovo. Quattro tipologie di uova diverse servite in questa coppa martini. Alla base possiamo trovare mela golden spadellata, uova di gallina straparzate, crème fraîche, uova di salmone, nel centro un uovo di quaglia poché, spuma di patata affumicata con erba cipollina. Andrete a mettere voi il quarto uovo e il nostro caviale oscetra. È il mio turno? No, lo devi mettere tutto! Posso fare la mia versione di come ho capito? Ma tu hai capito malissimo! Il caviale qui dentro. E perché non lo metti tutto? In più riprese. Dopodiché con questo cucchiaio dal basso verso l'alto in modo da prendere tutti gli strati. Mi sento un attimo sotto pressione, ho chiesto al ragazzo che ci sta servendo tipo tre volte come devo fare, spero di fare giusto. Mi aspettavo di riuscire a mantenere la quenelle. Aspettavi tutta un'altra casa. Ora devo affondare fino in fondo. Illegale. Ecco la nostra selezione di pane, abbiamo un croissant salato, la focaccina col pomodoro fresco o lo sfogliato col sale Maldon. Potete assaggiare anche uno di tutti senza problemi. E allora direi... E allora lo facciamo. Franci, ci siamo già capiti io e te. Li posso mangiare, no? Proseguiamo signori con il nostro risotto Portofino, dedica al nostro apertura del nostro DAV a Portofino. Abbiamo un riso che viene mantecato con pesto gentile, quindi priva assenza di aglio, alla superficie un gambero crudo di Santa Margherita. Uova di salmone, bisque di gambero e emulsione di pomodoro. L'impiattamento è davvero molto bello. Andiamo all'assaggio. È una combinazione perfetta di elementi delicati. Sai qual è l'elemento che mi spiazza più di tutti, ma al contempo mi piace di più? È il pomodoro sul pesto. È una nota acida che secondo me ci sta veramente molto bene. Le mangerei a carrettate, ragazzi. Il gambero è dolcissimo, il pesto delicato ma gustoso, ma con carattere. Possono portarcene dell'altro se gradiscono. E siccome il caso vuole che ci siano appena arrivati dei pani strepitosi, Franci, preparati perché vado di ASMR, ci sei? Scarpetterò con questo. Se questi pani fossero arrivati a inizio degustazione, a quest'ora non ce la farei più. Parlavamo prima di Cerasuolo di Vittoria, qua non è un cerasuolo ma è un frappato 100%. Cantina è quella di Arianna Occhi Pinti, questa è Contrada Bombolieri, una vigna di 2 ettari di 40 anni, vinificato con metodi naturali, anno 2020. 12 gradi, lo serviamo un filino più fresco, lo abbiniamo anche al soppesce. Le nostre eliche con pinoli scampi crudi. Questa pasta, tra l'altro, è una pasta particolare perché arriva dalle Val d'Orcia. Io la trovo sia una pasta fantastica. Facevo mio caro amico e continuo a comprarla da lui, è una cosa per me unica. Assaggio io. Già solo il piatto è strepitoso. È un'alzatina praticamente, non è un piatto. Io apprezzo molto anche il fatto che da quando ci sono stati portati nuovi pani perfetti per le scarpette, stanno arrivando solo piatti perfetti per le scarpette. Coincidenze? Non credo proprio. Questo è un esempio di un piatto al servizio dell'esperienza gustativa, perché il fatto che sia così in alto fa percepire in maniera molto più forte il profumo di pesce che arriva, buonissimo, e sembra quasi galleggiare, molto sfizioso. Per quelli che diranno, ma vi hanno dato tre fusilli, tutto in fila, vi assicuro che di qui con la fame non uscite. Seconda cosa, è molto gustoso, molto sapido, secondo me in quantitativo maggiore magari potrebbe stufare di più. Divisa ufficiale. Sì, non stavo capendo, ok. Ora sì che mi sento a casa. Uniforme ufficiale. E vabbè, arriva il pezzo forte. Ecco. Vai pure, Gea. Quasi peperoncino, lo crediamo. È un red finger indiano. Anche l'abanero, se volete, siete coraggiosi, eh? Quasi quasi. Dai, perfetto. Allora cambia. Utilizziamo tre tipologie di pomodoro per bilanciarne tutte le acidità e abbiamo un pomodoro proveniente dalla Sicilia, uno dalla Puglia e uno dalla Campania. Facciamo questa salsa, la filtriamo, abbassiamo la temperatura della pasta prima della mantecazione per evitare che si stracci il parmigiano. Utilizziamo un parmigiano molto giovane, stagionato 12 mesi e poi a piacimento i vari pomodorini. Sembra più golosa, Franci. Buona scarpetta. Franci, hai vinto la padella.
è gigante. E questo è il nostro pane, la nostra pagnotta. È un pane studiato appositamente per la scarpetta con il pacchero. È composto da lievito madre, farina di farro, farro bruno e pietra 1. Lo lasciamo lievitare per 24 ore, poi lo cuociamo in una pentola di ghisa. Questo per avere una morbidezza e un'umidità interna e una crosta fuori molto croccante, signori. Piatto di Giano, piatto di Franci. Sei geloso? Leggermente. Paccherò cotto perfettamente, sugo... L'abanero si sente, ma io adoro il piccante, ragazzi. Il sugo è una bomba. Tra l'altro ha questo colore arancione acceso che lo rende veramente interessante. Magari, se mi stai simpatico, potrei concederti di fare un po' di scarpetta nella mia padella. Ah, vedi tu, ci sono 2 litri di sugo. Lo rompo a metà perché così almeno è un po' più elegante. Non è neanche tanto piccante. Potevamo dirgli di pestare di più, perché è goloso questo piatto, ragazzi. Perché la parte di formaggio che si fonde con il sugo, ovviamente buonissimo, rende la mantecatura super super golosa. Da un punto di vista scenico è bellissimo. Non faccio fatica a immaginare che questo sia diventato uno dei piatti iconici di questo posto. Se devo dire però, ragazzi, tutto il pranzo è a un livello altissimo. Ora va bene tutto, io capisco la scenetta, capisco la cavalleria e tutto quanto, però rimettiamo le cose al loro posto. Concordi, Franci? Ok. Ok, tanto non ce la fai più. Benvenuto. E mo ci capiamo. Ragazzi, io credo che questa scarpetta sia un po' un qualche cosa al di là delle mie possibilità. Ma secondo te si può chiedere una doggy bag solo per la salsa di pomodoro? Un sacchettino per la salsa di pomodoro? No, vabbè, ma guarda quanta ce n'è. Allora, innanzitutto devo fare un plauso perché è il primo ristorante tristellato dove mi portano un padellone al tavolo da scarpettare. Non è mai successo. Pulito. La prendo come una sfida personale. Allora, se volete battere il record di Giano, venite qua e chiudete così. E poi ne parliamo. Yuzu della regione di Yamagata, molto leggero, rinfrescante, con infusione in sake e poi ricolmato con il succo dello yuzu stesso. Da questa parte invece Bucca delle Canne, cantina alla stoppa, siamo sui colli piacentini. Questa è una vigna vecchissima di Semillon, un vitigno di origine bordolese, pochissime bottiglie prodotte nelle annate in cui viene aggredita dalla muffa nobile. Accompagnamento vini davvero notevole, mi è piaciuto molto. La nostra finta mozzarella, una pelle di latte con all'interno una spuma di yogurt gelato al mascarpone, lampone croccante, e esternamente trovate i nostri pomodorini confit canditi, un germoglio di basilico, un olio al basilico. Ma io come faccio a non amare questo posto? Mi è arrivato come dolce una mozzarella. Sembra effettivamente una mozzarella. Allora, il taglio è molto più morbida. Esternamente c'è tipo un velo che ricorda un pochino la scorza della mozzarella, se volete, della bufala. L'interno è una nuvola che ti si sgonfia in bocca e fa di latte. C'è anche un cuore di gelato però, eh. Me ne sono accorto adesso. Sembra quasi una meringa italiana, quella che c'è dentro come consistenza, ma in realtà sa di latte. Un cuore di gelato e quelli che sembrano dei pomodorini resi a ciliegina che ti scrocchiano in bocca. Questo è il dessert più particolare in cui io mi sia mai imbattuta. Ecco a voi la nostra piccola pasticceria. Abbiamo il ritorno agli inizi, quindi ripartiamo da un aperitivo. Troverete le olive fatte da un pralinato di pistacchi e una ganache al pistacchio, il nostro finto formaggino che è una cheesecake al frutto della passione, le nostre polpettine fritte di ganache al cioccolato, le patatine lime e pepe rosa, il ricordo di un salame con il suo pane fatto da una chiacchera fritta e del cioccolato ai lamponi con mirtilli disidratati, e infine il ricordo del nostro tramezzino con un pan di Spagna, gel di fragole e un culi di limone. Molto curiosa di assaggiare questi dolci che ricordano un aperitivo. L'oliva, il formaggino, cheesecake, crocchette, al cioccolato, la patatina, molto buona, ovviamente ragazzi non è una patatina, il tramezzino, sa di tramezzino, no, agrumi e frutti di bosco, e poi il pane salame, salame di cioccolato con i frutti di bosco. Questa è la nostra gioconda estiva, è un lievitato prodotto dalla famiglia tutto l'anno, questa estiva con pesca, albicocche candite e moscato di scanso. Mi lascio anche il cannoncino con crema pasticcera alla vaniglia e granella di nocciole. Chiudiamo ragazzi con il cannoncino, crema pasticcera alla vaniglia. Ciao! E
Ultima ma non meno importante, la Gioconda, questo lievitato, e lo fanno tutto l'anno ed è una roba da provare. Pranzo finito, stavamo per andarcene e poi che faccio? Inciampo in un campo di calcetto all'interno della struttura col pallone in campo. Che faccio? Non entro secondo voi? Franci, guarda come ci si fa cacciare da questo posto. È stato uno specialista anche dei calci di punizione, tra le altre cose. Qui secondo me siamo lontani. Niente, insisti, è formare ad Alice. Messi parte lo stesso! Fatto malissimo. Infortunio per lei? Che idea del cavolo che hai avuto. Scusate ragazzi, ma avendo solo Franci a disposizione, in porta va Franci. Le capacità sono quelle che sono. Facciamo una chiusurina? Sì, vado a casa a curarmi il polso. Addirittura, si è slogata una mano. C'ho la tegola alla Seedorf, è per quello che Franci si è fatta male. Bene, quindi dal campo di calcetto dove si allenano quotidianamente Chicco e Bobo, non è vero, me lo sto inventando, facciamo la chiusura di questa fantastica esperienza. La location è molto bella, molto classica. Vi trovate all'interno di una struttura che fa anche da hotel, con campo di calcetto annesso, piscina, immersa nel verde. Abbiamo mangiato fuori, un'oasi di pace a 40 minuti da Milano. Meriterebbe già solo per questo. Ma parliamo di com'è stata l'esperienza mangereccia. Siamo molto molto contenti. Molti vorranno venire qui da Vittorio per assaggiare i paccheri. Ok, i paccheri sono buoni, sono goduriosi, ma oltre ai paccheri c'è tutto un mondo che vale assolutamente il viaggio. Tra tutti io citerei gli spaghetti di tonno in crema di bagna cauda che mi hanno fatto volare altissimo. Nota relativamente al servizio. In pochi posti ci siamo sentiti accolti come se fossimo a casa. Un posto super caloroso. Ti fa sentire in famiglia, direi, perché esatto. Alla fine loro sono una famiglia, tant'è che abbiamo conosciuto anche la mamma. La mitica Bruna. Signora, ma veramente lei ci segue? E come se la seguo? Veramente? Ci hanno fatto sentire in famiglia. Abbiamo avuto modo di visitare sia la Planet Farm, dove sostanzialmente coltivano con il sistema idroponico erbe e vegetali che servono freschi per la cucina. Questo non è soltanto un luogo di produzione, ma anche un luogo di ricerca, di collaborazione, di condivisione. E oltre a questo una cantina pazzesca. Con circa 2000 referenze. Molto interessante, noi apprezziamo sempre quando ci fanno fare anche il giretto finale in cantina. È vero che i bianchi non bisogna stoccarli a temperatura di frigo perché altrimenti rischiano di rovinarsi? No. Ok. Ci sono due tipologie di frigo, simile a quello di casa, e poi c'è un frigo che è più quello professionale, non c'è nessuna umidità, non c'è nessuna vibrazione internamente. Un vino raffreddato ma tenuto anche mesi, anni, non ha nessun problema. Domandone, la bottiglia più cara che avete? Questo è un classicone di Giano. Io faccio sempre quelle domande un po' da pirla che però interessano alla fine. Romanè Conti, che è un grande classico. Romanè Conti, che è un grande classico. Questa è la Cassetta Leroy. Questa 28 ormai, questa 22, tutti i Grand Cru siamo sull'ordine dei 20-22 mila. In più ragazzi, c'è anche il campetto da calcio dove posso far vedere le mie doti da fuori classe, che se ci fosse un osservatore del Milan all'ascolto, io comunque sono sempre disponibile. Abbiamo pagato 680 euro per tutto ciò che avete visto, ossia due menù degustazione da 220 euro, un abbinamento vini da 190 e due cocktail da 50 euro. Detto questo, ricordatevi di fare like, condividervi, iscrivervi. Condividervi, cioè tra di voi, condividetevi. Fatemi sapere nei commenti se la mia punezza da 25 metri vi è piaciuta, che ne riproporrò altre nei prossimi video. Vorrei spingere un canale di calcio a me dedicato, se fosse possibile. Potrebbe funzionare su YouTube? No. Ok. Alla prossima. Apsh. No, più vicina. Apsh.